necessario che io vi guardi in faccia. Questo testo. E questo sono in questa postazione. Allora, leggo il discorso del professore velocissimamente con quello che avevo presentato, preparato come relazione. Lo leggo nel seguente modo. Dobbiamo avere in mente due termini, antropocentrismo e biocentrismo. Nella critica che il professore faceva al sistema attuale, al sistema produttivo attuale, è chiaro che striscia, governa l'antropocentrismo, cioè la fissazione dell'uomo di vedere solo se stesso al centro del mondo e orientare tutte le attività attorno alla propria. L'uomo come vettore di tutti gli altri animali e piante e cose. Allora, questa critica non è che la fa solo il professore, la sentiamo molto spesso da tutte le parti. Molti autori, compreso questo Pyeongchul Han, basa tutto il suo lavoro proprio nella critica di questo nuovo modo di vivere che è insostenibile. L'alternativa sarebbe il biocentrismo, cioè vedere la vita come la cosa su cui strutturare l'agire umano, il pensare e il sentire. Questa è la parola chiave per capire questo libro, il sentire. Infatti si intitola Le non cose. Scenderemo nel merito tra poco. Perché? Intanto voglio presentare in un minuto l'autore in quanto persona. Poi leggere alcune parti del testo, così prendiamo direttamente vedendo il libro parti rilevanti che potrebbero stimolare il dibattito, per poi concludere, diciamo brevemente, se si vuole, come il professore suole fare, con un aperto, diciamo così, confronto. No? Allora, dato sto Pyeongchul Han, chi è? Oggi ha 63 anni, è nato nel 59, è nato nella Corea del Sud, per chi non lo sapesse, un po' più in basso della Cina, vicino al Giappone, nell'estremo oriente. In realtà insegna a Berlino. Si è formato e ha ottenuto la cattedra a Berlino. Per quel che mi riguarda, per quello che vedo dentro il libro, è a tutti gli effetti un tedesco, nella cultura e nel cuore. Nella cultura e nel cuore. Ora, perché queste due velocissime parole sulla sua derivazione, diciamo, geografica, i suoi studi? Perché quando parliamo di una qualsiasi persona, anche prima di essere un autore, comunque una persona, bisogna collocarla nello spazio e nel tempo. Allora, un orientale, ma come anche un tedesco, dopo la seconda guerra mondiale, che ricordo ha, che opinione dovrebbe avere dopo le bombe atomiche, dopo il sistema tecnocratico installato e instillato? Un'opinione ovviamente negativa. È rimasta nella memoria collettiva dei giapponesi, ma di tutto il mondo, l'atteggiamento degli Stati Uniti d'America nei confronti dell'Oriente. E ancora oggi questo rimane nella memoria collettiva. Quindi che si produce all'interno di quei contesti geografici e non solo, una certa convinzione contro questo nuovo mondo ipertecnocratico, tutto a conduzione anglo-americana, se possiamo dire, è del tutto naturale. Ma non dobbiamo fermarci solo alla polemica, ci vogliono anche le proposte, perché è facile dire non va bene come vanno le cose adesso, ma poi cosa si fa? Il tipo di ragionamento, ed entriamo dentro il libro di quest'autore, il tipo di ragionamento che propone è un ragionamento prettamente filosofico, e ci sono un sacco di riferimenti. E siccome in genere io non pensavo di fare queste relazioni dicendovi cosa ho pensato su quello che l'autore dice, quindi mettendomi in testa le mie personali rappresentazioni mentali attorno ai suoi discorsi, ma proprio invece più gustoso che alcune righe escono fuori da sole, ecco che andiamo direttamente nel testo. Per una decina. Partite dal titolo. Il titolo Le non cose. Le non cose. Alla fine queste le non cose, queste... Sai il titolo, no? Le non cose, in una società come quella che viviamo, improntata sul consumi materiali e tutto qua, le non cose, già il titolo vi deve sollecitare approfondimento. Ma io do una risposta veloce, le non cose sono le informazioni. Non sono oggetti, questo lo specificherà molto a fondo nel libro e citerà Hegel
perché Hegel, a proposito delle cose, si riferiva sempre alla mano, alla tangibilità, alla manualità, a ciò che per esempio nel Medioevo, attraverso l'artigianato, l'opera concreta, creatrice, interattiva dell'uomo con le cose, creava un legame profondissimo tra l'uomo e Dios, di cui parlavamo poco fa, giusto? Invece le informazioni sono astrazione, calcolo, non hanno nessunissima consistenza vitale, eppure queste costituiscono gran parte del nostro tempo, diciamo, della nostra attività di vita. E per cui cosa possono creare? Siamo bombardati, no? Ogni secondo, ogni minuto, da questa quantità immensa di informazioni. Ieri ricordavo ai vostri ragazzi la frase di Papa Francesco, no? Non ci siamo mai, non abbiamo mai avuto così tante informazioni come oggi, ma siamo così disorientati, no? Quindi già si aprono altri scenari, il problema anche dell'infodemia, no? Tante problematiche. Sì, ora, come vi promettevo, le potete partire del testo, saranno tutti a saltare, saranno come degli highlights su una partita, per esempio, di calcio, attraverso i quali voi potrete immaginare cosa c'è complessivamente nel libro, ma lo trovo molto utile perché alla fine sarà come leggere l'intero libro nelle parti essenziali. Dato che sono parti staccate tra di loro, non aspettatevi che sono cucite secondo un senso. Ma anche il testo, diciamo, mantiene questa struttura. Ed è tutto soggettivo da parte vostra interpretare queste parti come vi viene. In veste di cacciatori di informazioni diventiamo ciechi nei confronti delle cose silenziose, poco appariscenti, vale a dire abituali, secondarie o ordinarie, cui manca qualsiasi capacità di stimolare, ma che sanno ancorarci all'essere. E si parla di infomania. La rivoluzione industriale ha rinsaldato e ampliato l'ambito oggettuale, allontanandoci solo dalla natura e dall'artigianato. La digitalizzazione, invece, ha messo la parola fine al paradigma oggettuale. Essa sottomette le cose alle informazioni. Solo le narrazioni generano senso e tenuta. L'ordine digitale, numerico, è privo di storia e memoria, quindi frammenta la vita. Una nota: quando l'autore in questo caso fa riferimento alla necessità della memoria e della narrazione, dopo lo scoperto più avanti, sta con ogni probabilità facendo riferimento alla teoria dell'attaccamento nella psicologia dello sviluppo, laddove il bambino, attraverso anche gli sguardi della madre, fin da quando, al momento che nasce, è in grado di assimilare dall'esterno il mondo. Il mondo come la madre, in quanto mediatrice, primo contatto anche fisico, riesce a trasmettere al bambino. Quindi la narrazione della madre, l'autonarrazione del bambino, la sua creazione della memoria, la prima capacità di, con le rappresentazioni mentali, di definire il mondo esterno, l'oggettualità, sono necessarie anche per lo sviluppo biologico, fisiologico della persona. Non è solo un problema sociale, dunque, ma è un problema proprio fisiologico, strutturale della persona. Oggi corriamo dietro alle informazioni senza provare ad alcun sapere, prendiamo nota di tutto senza imparare a conoscerlo. Viaggiamo ovunque senza fare per esperienza, comunichiamo ininterrottamente senza prendere parte a una comunità, salviamo quantità immani di dati senza far risuonare i ricordi. L'essere umano trasferisce via via le proprie competenze mentali alle cose affinché esse lavorino al suo posto. L'essere umano del futuro, disinteressato alle cose, non è un operaio, homo faber, bensì un giocatore, homo ludens. Non deve superare faticosamente col lavoro le resistenze della realtà materiale. Gli apparecchi da lui programmati si fanno carico del lavoro. Gli uomini del futuro sono senza mani, quello che vi dicevo poco fa. Questo nuovo essere umano, nato tutto attorno a noi e al nostro interno, in realtà è senza mani. Non maneggia più le cose, per cui nel suo caso non più la mano, siamo il dito. Non maneggia più le cose, per cui nel suo caso non si può parlare di manovre. Il reddito minimo universale
e i videogiochi sarebbero la versione moderna del panem et circense. Non vale più la vecchia massima dell'avere che recita più ho più sono. La nuova massima dell'esperienza recita più esperisco più sono. Oggi non vogliamo più legarci né alle cose né alle persone. Che vuol dire, ragazzi? Come intendete questa affermazione? Quale? Ripeto, rileggi. Più esperisco. Non vale più la vecchia massima dell'avere che recitava più ho o più sono. Adesso la massima è più esperisco più sono. Che vuole dire? Forse il passato ci bisogna di mettere in mostra, anziché magari essere per se stessi, essere per qualcun altro, quindi mettere in mostra, perché si ha bisogno di costruire appunto la società dello spettacolo, dello big band. Ancora? Questa quella roba che si pubblica su Facebook, su internet, che succede al mondo, no? Io metto le foto, selfie, tutta la roba per rendere più possibile il live, questo passa come informazione, no? Non è più identità fisica della persona, metto la lingua fuori, magari metto un filtro sulla faccia, non sono più io. E scorgo questa come informazione, non è più niente. Vai. Il sudo, magari il discorso dice più avanti, oggi non vogliamo più legarci né alle cose né alle persone. I legami sono inattuali. Quando dice inattuali, attenzione perché uso il gergo hegeliano dell'atto. Per chi volesse prendere spunto da quello che dico, fate come vi pare, io metto dentro tutto. Gli odierni beni di consumo sono indiscreti, invadenti e cialulieri. Sono già zeppi di idee ed emozioni precotte che assalgono il consumatore. Non vi penetra quasi nulla della nostra vita. Nello sfogliare è insito quell'elemento tattile costitutivo di qualsiasi relazione. Stiamo per finire. Persino ai bambini piccoli viene impedito l'accesso allo sguardo ogni volta che la loro persona di riferimento fissa lo schermo. Questo è molto profondo. Questa è una considerazione molto profonda che si lega di nuovo alla psicologia dello sviluppo. Nello sguardo della madre il bimbo trova appiglio, conferma, comunità. Non sono discorsi moralistici. Quello che sta mettendo in evidenza qui l'autore è un dato rilevato scientificamente. La mancanza dello sguardo conduce a una relazione distorta con sé e con l'altro. Per esempio, avete dei bambini o dei parenti più piccoli, insomma dei minori, che stanno sempre attaccati al telefono, non guardano neanche in faccia alle loro figure di riferimento. Nella materia si chiamano caregivers. Questa mancanza di riferimento visuale, questo stare concentrati su un dispositivo luminoso con delle informazioni che non sono cose reali, stanno creando problemi cognitivi, fisici, quindi, perché in un certo modo si riferiscono anche alla capacità di sviluppo e di adattamento delle persone. L'autore, notate bene, non citerà mai la psicologia, né nessun autore. Fa un ragionamento filosofico collegando i punti chiave dello sviluppo della persona con lo sviluppo della società attuale, lasciando libera interpretazione. Infatti poi alla fine lui parlerà di un jukebox e su questo stiamo quasi per arrivarci, incentreremo tutto il nostro discorso. Parlerà di un jukebox come un'esperienza personale e con quello farà capire tutto quello che tutto ciò che fino a quel momento aveva argomentato così girando attorno al discorso. Il prossimo passo di civiltà si spingerà oltre la trasformazione del mondo in immagini. Consisterà nel creare un mondo, cioè una realtà iperreale, partendo dalle immagini. Non siamo noi a usare lo smartphone, ma viceversa. Il vero agente è lo smartphone. Noi siamo alla mercé di questo informatore digitale, dietro la cui superficie numerose figure ci influenzano e ci distraggono. Guardate anche lo spirito polemico, le piattaforme come Facebook o Google sono i nuovi feudatari. Noi ariamo instancabili la loro terra e produciamo dati preziosi che loro procedono a cannibalizzare. Ci sentiamo liberi, eppure siamo sfruttati, sorvegliati e influenzati in un sistema che sfrutta la libertà, non si sviluppa alcuna resistenza.
Il dominio arriva a compimento nell'atto per cui coincide con la libertà. Cosa sta dicendo qua? Che siamo talmente abituati a partecipare a questo sistema di comunicazione iperinvasivo che ci sentiamo liberi nel non esserlo, no? Va bene, qui parla di oggetti transizionali. Vabbè, una cosa la dico. Gli oggetti transizionali svolgono una funzione vitale in quanto danno al bimbo un senso di sicurezza. L'oggetto transizionale potrebbe essere la madre, come vi dicevo io poco fa. Gli tolgono la paura di restare da solo, creano fiducia e protezione, quindi lo ingannano. Il bimbo è colto dal panico quando l'amato oggetto gli viene a mancare. Sebbene gli appartenga, l'oggetto transizionale ha per certi versi vita propria. Agli occhi del piccolo si presenta come un interlocutore autonomo, personificato. Gli oggetti transizionali aprono uno spazio dialogico in cui il bimbo incontra l'altro. L'importanza della relazione. Allo smartphone è impossibile fare le coccole. Va bene, adesso vado più avanti perché già ho parlato abbastanza. E vedo di fare, di essere più incisivo sulla parte finale. La presenza dell'altro. Analogico significa analogo, questo la spiego. Andiamo al jukebox. Sì, allora andiamo al jukebox. Ma prima voglio passare da Topolino. Per dire. Va bene, e qui mi posso anche fermare perché abbiamo fatto più di metà del libro solo attraverso questa considerazione. Significa che se poi lo leggete alla luce di quello che avete ascoltato vi sembrerà più facile, viceversa non lo è. Come diceva il professore prima, questo può essere un argomento di facile fruizione, ma può ingannare. Molto. Quindi secondo me è importante che voi lo leggiate e che teniate in mente le quattro cose che si sono dette. Andiamo ora alla ricostruzione della parte finale, questa ve la dico io. Lui, Pyong Chul Lan, fa una cita dei personaggi anche immaginari o della cultura generale pop per rendere l'idea di come si sia fatta strada nel tempo questo nuovo modo di vivere. Per esempio dice, nelle prime cartoni animati di Topolino poteva incorrere in diversi problemi, poteva anche farsi male, avere delle difficoltà. Invece nelle nuove animazioni Topolino, quando ha un problema, spunta una nuvoletta sulla testa nella quale viene rappresentato l'oggetto, lo strumento attraverso il quale risolvere il problema. Questo già è un'educazione, a proposito di filosofia dell'educazione, è un'educazione allo strumentalismo, alla tecnocrazia, cioè all'idea che ogni problema può essere risolto sempre e soltanto applicando metodi di tipo strumentale, come se non esistessero tutti gli altri problemi di tipo affettivo, di tipo psicosociale, di crescita interiore, di urgenza di una formazione di valori, di urgenza di un benessere interiore che non deve essere solo esteriore. E allora, l'esempio del jukebox, cos'è? Lui descrive una giornata nella quale girava con la bici. A un certo punto, a causa di una burrasca, scivola, cade. Si ritrova di fronte ad un negozio di strumenti musicali, per come lo descrive lui, volutamente, in maniera non troppo precisa, sembra essere un emporio, mettiamolo così, di oggetti anche vintage. Immaginate questa scena che a quanto pare sarà accaduta sul serio. L'autore, cadendo, si rialza e si ritrova davanti come per magia di fronte a questo posto. Già la rappresentazione scenica a livello estetico ti dà l'idea dell'esperienza interiore che lui ha vissuto. Decide di entrarci, vede questo jukebox e siccome per tutta la vita ne aveva sentito parlare, ma non aveva visto mai uno, o non sa per quali altri motivi ben precisi e ben precisati, decide di acquistarlo. Insomma, se ne innamora per il colore che ha, per la collocazione all'interno del negozio. In un secondo momento descriverà le funzioni, il rumore, persino l'odore, anche la temperatura al tatto dei diversi materiali dell'oggetto. Questo esempio è utile per capire nel toto il libro. Quella non è una non cosa, è una cosa,
è portatrice simbolica di significati di un'epoca che è stata, di un'epoca che qual era tornata. Rispetto ad oggi, ne parlavamo ieri con Antonino, no? La visione che voi probabilmente un jukebox, la maggior parte di voi, insomma, non l'ha mai visto se non in qualche rappresentazione, ma che senso aveva, potete venire tranquillamente arrivare, il jukebox, no? Rispetto a Spotify, che ne so, Amazon Music, YouTube, no? Che valore aveva, no? Il senso è uguale, quello di fruire, no, della musica, ma a differenza del passato, oggi, no, ne parlavamo ieri proprio con il vostro collega, che sottolineava rispetto al jukebox, giusto, se sbaglio correggi, rispetto al jukebox la... si ha più immediatezza. Oggi no, abbiamo, mi alzo una mattina con uno stato d'animo, seleziono una canzone, un altro stato d'animo, seleziono una canzone. Da questo punto di vista sicuramente c'è una, come dire, questi strumenti ci aiutano, ma il jukebox aveva anche un'altra funzione, no? Non era solo quella di ascoltare la musica, ma nascondeva comunque dietro una socialità, no? Che si esplicava, no, nell'ascoltare la musica anche insieme. No, il jukebox era nei bar, nei locali, no? Tu andavi, mettevi la monetina e sceglievi la canzone, limitate tra quelle che il jukebox poteva contenere. Ma comunque andava a svolgere anche questa funzione di sociale, di aggregazione, di condivisione, che oggi questi strumenti inevitabilmente ci limitano, o comunque questa condivisione avviene in maniera diversa, no? Pensate anche no, a come si sono modificati i palinsesti anche televisivi, no? Ormai sono piantati dall'on demand. Tutti quanti noi, no? Voglio, oggi mi va di vedere questo, scegliamo quello che più ci fa comodo. E da questo punto di vista, però, qual è il risvolto della medaglia, ragazzi? Che poi in un certo senso si collega anche al testo di Cazzullo, no? Alle, come dire, alle contrapposizioni che emergono dalle posizioni del padre e dalle posizioni dei figli. Qual è il rovescio della medaglia? Che voi vivete quotidianamente rispetto, no, alla nostra generazione. Qual è il problema principale, ragazzi, che l'uso della tecnologia aumenta? Questo fatto di essere connessi con il mondo nasconde però che cosa alla base? Un distacco sociale. Un distacco, ma anche una, come dire, ci sentiamo connessi con il mondo, ma viviamo comunque una solitudine. No, ci relazioniamo, pensate alle chat, no? E ad una lettera. Alla chat perché sono stati aggiunti gli emoticon? Perché? Che valore ha? No, la faccina. Cosa mancava alla chat? L'emozione. No? Tramite la faccina cerchiamo di trasportare nella chat, no, quello che invece no, vis-à-vis, comunicando, ci trasmettiamo. Io guardo in un determinato, lo sguardo già ti dà no, la percezione, cosa che nella chat non può avvenire. Anche lo stesso fatto di abbreviare. No, il per,
la X anziché il per, le abbreviazioni, e molte volte io le ho trovate anche negli scritti, no? In documenti ufficiali. Quindi, no, il passo è molto breve. E proprio per collegarmi a quanto diceva Riccardo, il testo di Cazzullo, nella sua banalità, tra virgolette, è profondissimo da questo punto di vista, proprio perché vi va a raffigurare questa contrapposizione tra due generazioni, il padre e il figlio, quindi la digitale, l'analogico e il digitale. Per chi ha letto il libro, no, queste mie considerazioni risulteranno di facile comprensione. Dovete, leggere i testi dando la giusta importanza, non sottovalutando questi due testi, che vi ripeto, possono sembrare, soprattutto il primo, molto banale, ma leggetelo con attenzione. È di una profondità e di una, è foriero proprio di approfondimenti, di spunti. Posso dire una cosa? Certo. E qui provo con voi. Quindi devo metterci una considerazione personale. Scendiamo un attimino dall'analisi testuale, dai ragionamenti che possono essere utili anche per comprendere il testo. Facciamo finta che siamo in un'aula persone normali, qua in effetti qua in definitiva siamo, a prescindere dall'istituzione, le sedi, i ruoli, siamo persone dentro una stanza, giusto? E parliamo in questo senso ora, come persone. Sotto questo profilo volevo dire quanto serio. L'analisi dei libri, il messaggio di entrambi, dovrebbe essere vista per forza di cose o da un punto di vista sociologico, tema su cui il professore ha parlato abbondantemente, e quindi le implicazioni sociali, come ci si... Parentesi, questo perché la considerazione di Riccardo ci riporta ad una a delle considerazioni che per me sono basilari, ma soprattutto per voi. Cosa abbiamo tratto? Cosa abbiamo capito da questi nostri incontri? Non esiste un problematiche pedagogiche, non esistono problematiche di filosofia dell'educazione, non esistono problematiche solo psicologiche o antropologiche, no? Oggi l'approccio deve essere multidisciplinare, no? Perciò io facevo riferimento alle scienze dell'educazione, all'importanza, alla novità di Dewey, no? Da questo punto di vista, perché è attualissimo, no? Il Dewey che abbiamo visto sotto questo punto di vista è attualissimo oggi. L'approccio non può non essere multidisciplinare, non può essere trattato questo argomento da un punto di vista pedagogico, da un punto di vista filosofico, deve essere trattato da un punto di vista filosofico, pedagogico, antropologico, sociologico, le neuroscienze, no? Entrano in gioco tanti fattori. Ma ce n'è uno, che la interrompo di nuovo, che appunto stavo esponendo senza, sarà ovviamente il ruolo di dover dire le cose in un certo modo, in questo caso io no, di scendere dentro questi argomenti solo da un punto di vista intimo, personale, totalmente soggettivo, e quindi io direi psicologico. Come fai a filtrare tu questo messaggio? Che le cose vanno a scatafascio e dovremmo avere una vita più fisica, in definitiva. Allora, la proposta più semplice di lettura è questa: siccome in un modo o nell'altro, per quando il mondo può essere digitalizzato, prima o poi dobbiamo fare l'amore per procreare, fino a quando non metteranno l'obbligo anche dell'inseminazione artificiale definitiva, siccome siamo costretti ad amarci per natura, per usare un'espressione colorita, e siccome una volta che ci stiamo amaticando dovremo pure amare il frutto di questo amore, cioè i nostri figli, e dovremo applicarci fisicamente su loro, siccome dovremo educarli, io parlo perché sono genitore, posso dirlo, lì a conti fatti si vedono poi i risultati. È un argomento che interessa a tutti noi, non per un discorso di speculazione generale, teoretica, ma per un discorso pratico, applicativo, pedagogico.
come fai tu ad amare una persona se non la frequenti fisicamente giorno e notte? Come fai a crescere un bambino momento dopo momento se non capisci cosa sta succedendo dentro la sua testa mentre tu sei col cellulare a fare una frittata, ammesso che sei una che cucina o uno che cucina? Quindi, per andare nel concreto, io volevo solamente dirvi questo: quando leggete questo libro, se potete, consideratelo da un punto di vista assolutamente personale. Questo dovete fare, ragazzi, quello che vi ho chiesto, sia l'uno che l'altro, ma anche le domande saranno così. Il professore vi darà sicuramente altro spazio per parlare poi e rielaborare i contenuti, no? Assolutamente, adesso vi dirò anche come imposterò le domande, no, mi è anticipato, ma soprattutto, non, come vi dicevo prima, non un riassunto del libro, che non mi interessa proprio, ma proprio le vostre considerazioni, il vostro rapporto col cellulare, il vostro rapporto con la tecnologia, no? E in questo il testo di Cazzu, io vi consiglio di leggere prima quello di Cazzu, perché, e poi l'altro. Per esempio, no? Sul testo di Cazzu, esistono, no? Come vi dicevo, vengono in sintesi si rappresentano queste due figure, il genitore e i figli. Genitore che rappresenta, come dire, la parte romantica, analogica, no? La lettera, la cabina telefonica, il telefono, no? Con la rotella, molti di voi non hanno mai visto, lo specchietto nella borsa delle ragazze. Non so quante di voi hanno ancora lo specchietto nella borsa, ormai si usa il cellulare, ma le mie, no, io ricordo le mie compagne aprivano la borsa e si guardavano nello specchietto. Tante piccolezze. C'è una frase simpatica che Cazzullo riprende da un noto fumettista, Altan, adesso non so la pronuncia precisa, dove dice ogni cellulare, no aspettate, è record, ogni cellulare possiede un italiano, ogni cellulare possiede un italiano. Perché secondo voi questo costrutto? Perché ormai il cellulare domina almeno scrivere, perché gira tutto. Quindi un atteggiamento, che cosa vuole far emergere? Un atteggiamento attivo, un atteggiamento passivo. Ogni cellulare possiede un italiano. Il francese, no, non è una questione di italiano. Ma proprio questo, a caratterizzare no, questo rapporto passivo che abbiamo con il cellulare. Io vi darò due estratti del testo. No. E vi chiederò, dopo la lettura di questi estratti, di argomentare da un punto di vista personale queste affermazioni. Innanzitutto, le vostre considerazioni sul rapporto tra rivoluzione digitale e socialità, cioè lo smartphone, internet, sono una risorsa o un ostacolo per la socializzazione? Ancora, è opportuno che i genitori concedano ai bambini, agli adolescenti, libero accesso alla rete? Quali pericoli, quali limiti, quali regole? Sembra tutto banale. Poi però andiamo a leggere il caso TikTok, la bambina chiusa in bagno che si nota. Come si chiamano le sfide, le challenge, no? Quella della balena blu. Ce ne sono tantissime, no? Che sfuggono al nostro controllo. Quindi la facilità con cui molte volte si affida un cellulare ad un bambino per
tenerlo buono in pizzeria, per tenerlo buono mentre siamo impegnati a fare altro. No. Tutte queste piccolezze, no, se affrontate in maniera critica, no, rappresentano dei grossi passi in avanti per la nostra società. No, vi facevo l'esempio dell'acqua, del fast fashion, il controllo, come dire, sugli adolescenti, non tanto su cosa, sul testo in maniera particolare, ma da quello che emerge dal testo, le vostre impressioni, le vostre considerazioni. Quindi, da questo punto di vista, questo è, come dire, la forma dell'esonero. Sarà così, poi vi scriverò anche, no, nello specifico vi posterò pure il brano selezionato, in modo da averlo già prima, senza che lo portate direttamente. Per il padre, per Cazzullo, no, la rivoluzione digitale ha distrutto la cultura, ha distrutto la civiltà. Arte, musica, letteratura, vengono mescolate, no, a falsità, fake news, a sciocchezze. Il nostro compito è quello di orientarci, di saper governare questi cambiamenti. No, è una delle, come dire, delle mission della pedagogia contemporanea, l'altra volta proprio a Bologna, governare i cambiamenti. O le emergenze. No, cambiamento si parla emergenza. Questa sportiva parola. Stessa cosa, l'utilizzo smodato che facciamo del cellulare. No? Che genera ovviamente delle problematiche poi che si riflettono sulla socialità, sui rapporti comunicativi, sui rapporti interpersonali. Quindi da questo punto di vista voglio sollecitare le vostre risposte. Quindi non tanto un esonero, no, rispondi alla domanda, ma dovete rispondere da un punto di vista personale. Quindi le domande saranno improntate sotto questa visione. Perché? Come socializzate tramite il web? Qual è la vostra, quali sono le ragioni, no, che spingono ad usare i social, che spingono ad usare in maniera così spropositata la tecnologia, nel caso particolare il cellulare? Il rapporto con gli altri sicuramente è più facile, più veloce, più immediato, però i social ci sottraggono tempo alla vera socializzazione, no? Quella fatta vis-à-vis, quella che quotidianamente noi facciamo durante l'arco della giornata. No, io l'esempio di mio padre, no? Insomma, vecchio docente, vecchio, no, di stampo, cioè, è H24 su Facebook, posta, no, libri in continuazione, no, usa da questo punto di vista, però è diventata ossessiva, paranoica, quasi. Quindi comunque è necessario, ragazzi, un'educazione, una formazione alla digitalizzazione. Oggi tutto, no, è richiesto in maniera digitale, ma ci sono fasce di popolazione che, no, si sono trovate catapultate in questa realtà. Voi ci siete nati, ma altri hanno enormi difficoltà. E dunque sarebbe auspicabile, necessaria, come dire, un'azione anche da parte della scuola e delle università. No, ieri facevamo riferimento a questa ipocrisia, no,
che regna nella scuola e nell'università pubblica, no? Ovvero quello di bandire la tecnologia, no? L'avete visto, no? Il divieto del cellulare, è ovvio, no? Sono banalità, ma non è tanto il divieto del cellulare, è come lo si utilizza, è sempre quello il problema, no? Perché possono essere, sono degli ottimi strumenti se usati correttamente, no? Perché l'università ha dovuto eliminare la possibilità che avevo di organizzarvi a distanza seminari, convegni? È un'ipocrisia. No, poi mi si chiede di registrare online, fare tutto online, eh? Però io poi non posso organizzare per i miei studenti un, no, come abbiamo fatto negli altri anni, 7-8 seminari online, perché non si può, bisogna demonizzare l'utilizzo della tecnologia che è stata utilizzata male durante il Covid. Perché io non smetterò mai di dire che noi non abbiamo fatto didattica a distanza. Chi ha voluto riportare qua la lezione frontale ha fatto flop. La didattica a distanza, per fare didattica a distanza si utilizzano altre metodologie, no? Non la lezione gentiliana, maestro al docente allievo. Online devi utilizzare altre metodologie, focus group, cercare di coinvolgere e rendere protagonisti più che nell'aula i ragazzi, perché già manca, come dire, il rapporto e l'interazione vis-à-vis. Se viene a mancare pure la possibilità di coinvolgere e rendere protagonisti i ragazzi, nel senso che apprendere scoprendo, non il docente che fa la lezione e tu prendi appunti e ripeti, no, devi arrivarci tu alla, no, su mie suggestioni, su delle mie indicazioni, ma dobbiamo arrivarci insieme. E questo genera quello che sta accadendo, un declassamento dell'istruzione pubblica ed un fiorire dell'istruzione privata. Le università private oramai hanno dispensano lauree e master, no? Basta che pare. Però hanno lo stesso valore legale della vostra laurea, dei vostri master, che sono fatti in un'altra maniera. Quindi, però, no, lo studente che non può frequentare, no, deve avere una possibilità anche da parte dell'università pubblica di potersi formare, di poter studiare. Perché non duplichiamo i corsi? Il corso in presenza e un corso a distanza. Non come abbiamo fatto l'anno scorso, mista, che didatticamente e pedagogicamente era un obbrobrio, era proprio una porcheria. Proprio da un punto di vista pedagogico, didattico, proprio non c'era non c'erano proprio le basi. Io non so chi ha avuto questa, chi è responsabile di questa castroneria, ma proprio è l'antididattica. Perché sono due metodologie completamente diverse. Che voleva significare mista? Proprio l'antididattica è stata. Ma diciamo che forse volendo essere maliziosi era un modo per far capire chi si era vaccinato e chi era ostinato a non volerlo fare. Ci sono stati giochi di orologi. Sei molto malizioso. Io sono molto malizioso. Però, sì, no, concludo. Però ragazzi, quello che voglio da questi nostri incontri venga. Resti comunque nelle vostre anime, nelle vostre teste, deve essere proprio quello di avere un atteggiamento più critico possibile nei riguardi della realtà, della società, cioè non accettare passivamente, che già accettiamo troppe cose, ci vengono
Vi devo fare una domanda: c'è qualcuno tra di voi che sa cosa significa in siciliano la parola spronti? Come? Essere spronti. Essere sprontati. Spacciati forse. Spacciati. Spacciati o spacciati? Spacciati questo. E soprattutto sai questa cosa? Certo, essere spacciati. Tu lo sai? E nessun altro? Nel gergo siciliano essere spronti, più che essere spacciati in senso negativo, significa essere come pronti, no? Essere aperti, senza timidezze, con autonomia, quasi pure con simpatia. Il professore per tutto il tempo non ha fatto altro che insistere su questo argomento, che è l'argomento che a me mi animo di più in questa lezione, nelle lezioni del professore. Se ci fate caso, in nessuna quasi mai nelle lezioni universitarie gli studenti hanno quel coraggio di far sentire la voce forte, chiara, anche dicendo delle castronerie. C'è sempre questo atteggiamento timido, sottomesso, confuso, che non va bene. No, come no? Gli studenti sono i professionisti di università, sono i professionisti di domani, di oggi. Ma soprattutto siete davvero il futuro. Quindi... si può accettare passivamente tutto, quindi in generale tutto questo discorso si riduce poi alla vostra autonomia di produrre pensieri, azioni, di farla valere, di formare. Quando, no, cosa abbiamo detto? La formazione, che cos'è? No, è un processo che non finisce mai, è un processo che no, dura per tutto l'arco della vita e dovete essere protagonisti della vostra crescita, della vostra formazione, non subirla. Dovete essere voi protagonisti e lo dovete fare con delle azioni quotidiane. Che davvero siamo ad un miglio, ragazzi, eh? Essere o non essere, siamo davvero ad un miglio. La natura ce lo sta ricordando ogni giorno. Allora, io chiudo qui, rimaniamo così. Io vi posto sul gruppo i brani che andrete ad analizzare, e vi posto anche le ipotetiche domande, poi ve le strutturerò in maniera aperta e diversa, relativa ai due test, una per un testo, una per un altro. Avete sempre 2 ore, risposte libere. Ripeto, per chi è arrivato tardi, ci siamo messi d'accordo per il 19 alle 17 e il 20 alle 9, quindi avete 2 opzioni, 19, 17, 19 e 20 dalle 9 alle 11, va bene? Per qualsiasi cosa avete ovviamente i miei... Non è, per me è indifferente. Tanto le aule con te saranno capienti. Magari fate comunque un elenco, aprite una lista come l'altra volta per le prenotazioni, sia per un giorno che per un altro. L'aula non si sa. Ancora no. Quindi chiudiamo oggi, ragazzi, noi ci vediamo direttamente per l'esonero e poi 30 e 31 per le registrazioni. Grazie, ciao. È mattina, minui. Colleghesse, salutiamo professore. L'ho trasmessa, rimarrà, gli manderò il link. I diritti. Oh, buongiorno, come stai? Registriamo la nostra attrice professionista, futura diva. Che lezioni c'hai ora? No, ho finito. Vado. Di? Ho finito. Lezione di... Hai finito la... eri qui dentro? Qua dentro, sì. Ma l'hai visto, sono uscita.